amici, bentornati. Al giorno d'oggi le strade sono piene di telecamere. Queste apparecchiature si usano ormai un po' dappertutto. E tutti siamo ormai succubi di questa tecnologia che va avanti e di cui non possiamo più farne a meno. Capita spesso che alcune telecamere, installate per motivi di sicurezza, catturino cose strane e bizzarre. Nel caso dei filmati che ti mostrerò oggi, più che bizzarri o strani, oserei dire che sono filmati davvero spaventosi. Prima di cominciare, ricordati di iscriverti al canale e mettermi un bel pollice in su. Detto questo, cominciamo. Un investigatore del paranormale di nome Andrew Shane entra in una scuola abbandonata a caccia di fenomeni paranormali. Ad un certo punto entra in una stanza e nota qualcosa di spaventoso. In uno dei banchi di scuola sembra esserci qualcuno. Dalle immagini sembra una ragazzina con un vestito bianco. È difficile credere che sia un essere umano. Cosa ci fa quella ragazzina in piena notte in una scuola abbandonata? La cosa che spaventa di più è quando il cacciatore di fantasmi riprende di nuovo con la telecamera l'aula. Ma a questo punto sembra che della ragazzina non ci sia più traccia. Magari quella ragazza potrebbe essere lo spirito di qualcuno morto proprio in quella stanza. Il filmato seguente è stato registrato da una telecamera di sicurezza installata all'esterno di una casa. Scoccate le due di notte, la telecamera riprende questa strana creatura che si muove a quattro zampe in modo strano. Dalle immagini non si riesce a comprendere bene cosa potrebbe essere. Ma dall'angolo opposto un'altra telecamera ha ripreso questo. Una telecamera, da un'angolazione diversa, riprende quello che sembrerebbe essere un essere umano, che sembra camminare in versione esorcista. L'essere sembra avere la faccia completamente pallida. Non so se potrebbe essere uno spirito, o qualche essere umano, o una persona impossessata da qualche demone. Una cosa è certa, questo video fa veramente venire i brividi. Voi cosa pensate possa essere? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. L'ultimo filmato è stato ripreso da un cacciatore che fa caccia notturna. L'uomo usa una telecamera a visione notturna e quindi può vedere vari animali che ci sono in questa foresta. La cosa più spaventosa è che a un certo punto nota qualcosa in mezzo agli alberi che lo lascia perplesso. Dai suoi movimenti sembra un essere umano, anche se quale essere umano in una foresta in piena notte senza una lampadina, una torcia, può andare da solo passeggiando come se fosse a casa sua? Da considerare anche che in mezzo a tutta quella vegetazione ci sono anche animali molto pericolosi, quindi chi o cosa potrebbe essere?
Come sempre, l'ultima parola la lascio a voi. Il video finisce qui, ragazzi. Io vi aspetto sabato con il nostro appuntamento col paranormale. Alla prossima. Ciao.